Siamo live! Yeah! Oggi inquadratura diversa dal solito perché non vi volevo lasciare senza video, sapete che sto facendo Spink Everyday. Brave, siete già in tantissime, bravissime. E chi è arrivato, mi raccomando, lasci subito un commentino, un like, così vediamo quanti siamo. E Fabio sta occupandosi della regia come sempre. Bravo Fabio che è qua accanto a me. E oggi questa inquadratura particolare è perché, vedete, con la fotocamera sto inquadrando la mini lavatrice per Beauty Blender che mi è arrivata proprio ieri, l'ho presa su Amazon. Ora vi dico anche quanto costa questa mini lavatrice perché se funziona magari potrebbe essere un accessorio carino da avere, anche se a me sembra un giocattolo, quindi non so se funzionerà, però proviamo e vediamo, forse Fabio lo può vedere sul mio Amazon quanto... Aspetta. Devi... Allora salutiamo un po' di gente che è arrivata, che sono stati i primi, quindi grazie mille. Allora abbiamo un maschietto, Matteo, mi fa molto piacere avere anche dei maschietti qua sul mio canale. Poi abbiamo Monica, Aurora, siete in tantissimi. Mi dicono che sono diversa, in che senso sono diversa? In realtà ero in un mood molto casalingo, però ho pensato, boh, forse anziché lasciare senza video le mie spinkers, magari faccio una diretta e quindi mi sono truccata velocissimo e ho tenuto la felpa che ho quando sto a casa, questa qua del glamping di Benefit e insomma, ecco, per quello forse mi vedete diversa, non lo so. Allora, questa comunque, questa mini lavatrice si trova sia su Amazon che su Wish, su un sacco di siti e praticamente io spero funzionerà perché ho qua delle beauty blender da lavare super sporche. Non lo trovo, non so come si chiama. Si chiama lavatrice per beauty blender. Lavatrice... Fabio sta cercando lavatrice su Amazon e effettivamente non la trova. No, nei tuoi ordini la stavo cercando. No, non si chiamerà così. Vabbè, poi lo vediamo, magari. Guarda, lavatrice beauty blender. Ne trovate quante ne volete. Questa costa 10,30 €. Poi vi metto il link in info box. E allora oggi proveremo a lavare questa beauty blender che spero non sia troppo grande, perché praticamente si mette qua dentro con l'acqua e gira. Poi ho questa super sporca e poi ne ho una piccolina piccolina, chissà se riusciremo a lavarle anche lei. Bravi che avete lasciato like. Allora, appena arriviamo, non so, di tu Fabio quanti like iniziamo. Ma quanti ne vogliono, quanti ne volete, dai. Quanto amore ci date, dai. Però intanto prepariamo, non la lavatrice, like. No. Intanto preparo la lavatrice. Allora, da quello che ho capito, qua praticamente va a pile, vedete qua dietro ha uno sportellino per mettere le pile, quelle piccoline. Serve un mini cacciavite, infatti l'ho chiesto ai vicini perché non ce l'avevo. E invece in alcune mini lavatrici è incluso il mini cacciavitino. Poi qua c'è un tastino e vedete che gira quella cosa all'interno, che sarebbe la lavatrice. Però bisogna metterci l'acqua. Ah, e poi qua c'è il tubo e si scarica l'acqua in questa ciotolina. Ok, quindi direi che possiamo iniziare a mettere l'acqua dentro la lavatrice. Allora, ho preso questa teiera super carina, me l'ha regalata mia cugina a Natale. Non so, ecco, sto facendo un danno, perché l'acqua esce dal tubicino, giustamente. Ah, devi incastrare qui, guarda, c'è un incastrino apposta. Il bello della diretta. Eccolo, così non va. Ah, però non bisogna farla scaricare l'acqua, secondo te? Come? Non bisogna farla scaricare l'acqua. Subito, se non la tieni, come fai a usare la lavatrice? Questa serve alla fine di tutto, scarichi l'acqua. Ok, non so se ho messo abbastanza acqua. Così. Se vi piacciono questi esperimenti in diretta, mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti e lasciate un like, così proveremo più oggetti strani. Anzi, commentate con hashtag prodotti strani, così li proveremo tutti. Poi non so che cosa mettere dentro per lavare le nostre blender. Metterei un po' di acqua micellare, questa bifase di Garnier, che ne ho pochissima in realtà perché l'ho usata un sacco. Vediamo.
Forse sarebbe sufficiente questa. Vedevo che alcuni usano il sapone. Io metto anche il detergente al lemongrass. Ok. E allora proverei con questa, che secondo me è quella su cui ho più dubbi, perché mi sembra grande, non so se girerà. Quindi che dite? La metto dentro? Vado? Speriamo giri. Ah, ma è troppa acqua. Allora, se le immergo tutte esce l'acqua, quindi a questo punto... Ne scarichi un po'. Scarichiamo un po' d'acqua. Ah, ecco. Vedete che sta uscendo l'acqua? Così la immergiamo bene. Forse è meglio mettere la testa in giù? No. Boh, vediamo se gira. No, non gira niente. Aspettate. Avevo il dubbio su questa, perché forse... Questa è troppo grande. Troppo grande. Riproviamo. Non gira. Ah, certo. Ah, così gira da senza niente. Eh sì, perché... certo. Se la metto? No. Fail. Ok. Proviamo l'altra, allora. Prova quella più piccola. Sì. Aspetta, proviamo questa. Ah, questa gira. Però adesso l'acqua è troppo poca. Aspettate. Allora, rimettiamo un po' d'acqua. I video in diretta sono così. Ci possono essere degli imprevisti. Okay. È troppa comunque, secondo me. Ah, troppa acqua, dici? Vabbè, prova, prova. Ah, quella è grande, sì, certo, esce. Allora, aspetta, di nuovo scarichiamo. Ah! Vedi se intanto nei commenti hanno suggerimenti, perché so che tante sono più esperte di me su questi aggeggini. No. Fail, scrivono fail. Fail, no. Allora, vediamo se questa gira. No, non ci credo. Cosa? Non gira neanche questa. Ma forse perché è un po' scarica la batteria. No. Ho l'ultimo. Che ne sai? Non so. Erano comunque usate le batterie. Però gira così, guarda. Così gira. Prova a metterlo mentre gira, vai. Ora. Perché? Ho solo... ho un'ultima speranza con la mini beauty blender. Ma è impossibile, perché non deve girare? Mettila al contrario, dicono la beauty blender. Prova a metterla al contrario. Ok, così? Se non... No. No. Se l'aiuti? No. Cioè, si blocca appena la metto. Se non scarica comunque. Però scusami, possiamo... Beh, non c'è nemmeno più acqua ora però. Allora, non ci diamo per vinti. Beh, sicuramente anche per lavare i pennelli può... Anzi, solo per lavare i pennelli probabilmente può essere più utile. Proviamo a mettere la mini. Ma... la mini ce la farà, dai, metti più acqua. No. Vado con la mini? Per favore! Anzi, prima voglio sapere nei commenti se almeno la mini riuscirà nell'intento o no. Vediamo. Facciamo una scommessa. La mini risulterà pulita o sarà un fail anche la mini? Vediamo, vediamo. Intanto che... vediamo i commenti su... serve più acqua. Ma più acqua? Basta, basta. Allora, intanto io voglio provare... intanto che fate le vostre scommesse se la blender sarà un fail o meno, voglio provare a pulire un pennello. Vediamo se con un pennello, almeno il pennello viene pulito. Ah. Vediamo. Intanto mettiamo qualcuno. La mini riesce, good vibes. La mini ce la farà. Allora, il pennello viene pulito. Io esco dall'inquadratura così, vero? Sì. Ok. Ok, vediamo, dite che ce la mini ce la farà. Secondo me sì, secondo me sì, secondo me sì. Ah, il pennello intanto... sì, si è pulito. Però è una magra consolazione. Vado. Metto la mini. Il sapone c'è? Chiedono. Sì, l'ho messo. Metto altro. Basta, basta.
L'importante è che giri. Andiamo. E poi chiudi la lavatrice. Che ansia. Che ansia. Gira! Yeah! Chiudiamo! Speriamo esca almeno pulita. Ma scusate, ma perché queste no? Troppo grandi. Ma troppo grandi, sono la dimensione classica. Cioè, se è una lavatrice per beauty blender dovrebbe andare bene per le classiche beauty blender. Qua. Tanto lei sta girando. Vediamo come sta. Andiamo a vedere. Si sta pulendo, ma non è ancora super pulita. Quindi direi che gli facciamo fare un altro giro. Aggiungo un po' di acqua micellare. Un po' di detergente. Andiamo con un secondo giro, vediamo se viene pulita. Vediamo. Ok, vai, gira, gira, gira. Sembra la lavatrice delle Barbie. Quelle grandi non capisco. Prova a metterle lateralmente, dicono. Come lateralmente? In che senso? In che senso? Lateralmente. Sono proprio gigantesche. Non ho altre beauty blender più piccole. Mannaggia. Meno male che avevo questa. Tra l'altro è una mini beauty blender di James Charles. Però lascia aperto lo sportello con quelle grandi. Sì, ma lo lasciavo aperto. Ah, cambia l'acqua, mi dicono. Giustamente. Sono più 2000 persone, Davvero? Sì. Allora vi piacciono le lavatrici per beauty blender. Però in realtà, anche se sarà un mezzo... Grazie per tutti quelli che sono qua, vi lascio un like io per voi. Dicevo che in realtà, anche se risulterà un mezzo fail, sono proprio... Questo è lo scopo di questi video. Perché magari c'è chi compra la lavatrice, spende i soldi e poi non funziona, quindi è meglio che gli spenda io i soldi, così testo le cose per voi. Quindi vediamo, cambiamo anche l'acqua a questa povera blenderina. Ah, guardate, grandi miglioramenti, quasi completamente pulita, solo a qualche macchietta. Quindi per cambiare l'acqua, secondo te, Fabio, faccio così con la pompettina? Sì, ah, ecco. Che schifo quest'acqua, Quindi cambiamo l'acqua. Dove hai preso il tuo cerchietto, mi chiedono? L'ho preso da... chi se lo ricorda? Forse l'ho preso da Forever 21 in America, sapete? Ok, allora abbiamo svuotato l'acqua sporca. Ok, mettiamo acqua pulita. Quali altri aggeggini potrei provare secondo voi? Tipo questa mini lavatrice mezzo fail. Ci sono altre cose che potrei provare secondo voi da prendere su Amazon? Comunque. Ok, vediamo se viene pulita completamente. Da un lato completamente, dall'altro ancora qualche macchietta. Vai, non deluderci. Mini beauty blender. C'era troppa acqua forse. Tra l'altro io adoro le mini beauty blender, cioè mi piacciono tantissimo le cose mini. Avevo fatto anche un... Grazie. Sempre così. Avevo fatto anche un video su mi trucco solo con trucchi mini l'anno scorso, con le mini size, e le mini beauty blender proprio sono la mia passione. Infatti brave per non avermi deluso anche in questa occasione. Grazie, vi ringrazio di tutto cuore. Tra l'altro non so se ho un'altra mini beauty blender, forse... Guardate in quella scatola dei trucchi americani, c'è la confezione di Jeffree Star rosa. Questa qui? Questa è quella americana? Sì, lì c'è una scatola rosa, quella lì la vedo da qua. Ok, andiamo qua. Questa scatola qui? Quella di plastica rosa? No, guarda. No? Ah, ok. Niente, non c'è. C'è un'altra beauty blender. Yeah! C'è un'altra beauty blender da pulire. Like per questa blenderina che si era nascosta. Perché divento più stupida del solito con le cose mini?
Sono carine, quanto sono carine le mini beauty blender. Ok, allora, quindi abbiamo un'altra beauty blender da pulire. Perché è sfocato? Dicono cambia l'acqua, ma questa in realtà è quella di... cioè che non riutilizzi. No, no, non la riutilizzo, questa è quella sporca. La nascondo se vi disturba. E qua c'è l'altra blenderina da pulire, ma siamo a fuoco? Guarda Fabio. Sì. Sì? Sì, sì. Ok. Vediamo, mini blenderina che fa. È pulita al 100%. Yuppie! Ha funzionato. Cioè praticamente è una mini lavatrice solo per mini beauty blender a questo punto. Ok, metto anche quest'altra che è sporchissima. Io tra l'altro queste mini beauty blender le uso per mettere ad esempio il correttore e me la metto intanto in quest'acqua che non era sporchissima e poi la cambiamo. Vediamo se gira. Yes. Che bello. È un po' ASMR questo cosa che gira. A te che piacciono, Fabio, sì. L'ASMR? Sei un po' ipnotizzato? Appassionato. Sapete che ci sono persone che cioè tipo che sono appassionate di ASMR perché hanno una cosa nel cervello che tipo li fa rilassare, invece altre che proprio non gli fanno né caldo né freddo gli ASMR, e io sono così, a me proprio non fanno né caldo né freddo, anzi quasi mi infastidiscono, non potrei mai addormentarmi, invece a Fabio gli piacciono tantissimo. Però l'ASMR non mi piace tantissimo, dai. Beh, però ti rilassa quando lo senti. Tu dicevi che c'era un collegamento tra chi piace l'ASMR e chi piacciono i grattini. Esatto, ho notato questo. Chi piace ASMR piacciono anche i grattini. A chi non piacciono i grattini non piace neanche ASMR. Mi confermate questa teoria di Spink? Scrivetecelo. La teoria Spink sugli ASMR e grattini. Cos'è che troppo cicciolose? Vero, sono carine. Puoi provare la tazza? La tazza con il colore che cambia colore. C'era quella tazza io. L'avevo presa da Lidl. Me l'avevano regalata, anzi, da Lidl. Quando eravamo stati in quell'hotel fantastico. Ti ricordi, Fabio? Che bello. Sì. Stupendo. Allora, prodotti strani. Bravi, bravi. Continuate a mettere like e commentare con prodotti strani se volete più video dove provo aggeggi in diretta. Anche se esce la beauty non fa niente, devi mettere l'acqua fino all'orlo. Però funziona così. Vediamo a che punto è. Vediamo a che punto. Ah, questa proprio la vedo difficile. Forse serve, non so. Proviamo a cambiare l'acqua. Intanto Fabio, potresti prendere in bagno il detergente, quello che uso per struccarmi? Detergente? La mousse detergente, okay. Quella che uso per struccarmi, quella bianca. Intanto scarico l'acqua sporca. Che schifo. Questa se la vede Kabuki se la vorrà bere sicuramente. A lui piace un sacco l'acqua. Però ovviamente non può berla questa. Ok, allora cambiamo l'acqua. Questa? Yes. Cambiamo acqua e cambiamo anche detergente. Vediamo, magari funziona meglio un detergente. Cosa sta succedendo, Fabio? Quello. È successa una cosa bruttissima, ragazzi. No, adesso ho la felpa. A parte quello, praticamente avevo lasciato questo cosino libero e mi è caduta tutta l'acqua sui pantaloni. Sono tutto bagnato per terra e sulle mie gambe. Comunque, allora, provo a mettere questa mousse detergente. Questa è di Cosmify. Carina questa cosa. Vediamo se farà super schiuma, secondo me. Aspetta, mescoliamola un po' dentro. E allora, vai, beauty blender, non mi deludere. Vai, tuffati nell'ignoto. Gira. Dai, credo in te, mini beauty blender. Forza. Chiedono, puoi provare con un pennello grande
chiedono anche di portare kabuki. Beh, in questi momenti un po' più morti mentre gira, potremmo anche fare del kabuki. Prendo io. Sì? Io prendo un pennello intanto. Potrei provare con questo di Fenty Beauty. Tra l'altro i pennelli di Fenty Beauty sono bellissimi, però anche sporchissimi. Sì, come fare un bel casino adesso kabuki? Lo facciamo solo salutare. Alla fine, dai. Alla fine. Dopo kabuki. Se volete kabuki dopo, lasciate like, commentino, kabukino. Così lo portiamo. E tra l'altro io mi sento troppo in colpa quando vedo i video di altre beauty influencer, insomma beauty specialist, che dicono che lavano i pennelli ogni volta che li usano, perché io non faccio parte di quella categoria. Anche voi, purtroppo, proprio sbagliando, perché andrebbero lavati ogni volta. Invece io mi rendo conto che avendone tanti li accumulo e poi li lavo tutti insieme. Ma non si fa, Adriana, non si fa. Quindi ora proveremo a lavare anche lui in questa mini lavatrice. Vediamo. Ah, c'è chi usa lo shampoo. Dicono che è meglio lo shampoo. Vogliamo provare? Forse lì c'è uno shampoo, sai? Fabio non mi sente. Forse lo shampoo è in quella busta bianca. Fabio aiutante. Chi non vorrebbe un Fabio tutto shower fare? Gel, no. Shower gel sarebbe bagnoschiuma. No. Possiamo provare, sì? Sì, proviamo. Ah no, dico tutti lo shampoo. Shampoo. Ah, serie TV, sì, intanto vi consiglio. Allora, ovviamente io e Fabio abbiamo finito di vedere La Casa di Carta, ma Non Paghi ci siamo messi a vedere Vis-à-vis, che praticamente ha come attori della Casa di Carta l'attrice che fa Nairobi, l'attrice che fa il commissario nella quarta serie. Mi sa che fai prima a prenderlo in doccia. E l'attrice che fa il commissario nella quarta serie, che è tipo una protagonista di questo Vis-à-vis, ma è troppo, cioè è fighissima, e fa una parte che si chiama, cioè una parte, come si dice, un ruolo che si chiama Zulema. E poi, vabbè, insomma, mi sembra che i registi siano quelli della Casa di Carta. Comunque l'hanno fatta prima della Casa di Carta, quindi non è geniale come la Casa di Carta, ma è comunque molto carina, molto cruda anche. La consiglio comunque da che età, secondo te, Vis-à-vis? Dai 16 anni in su, forse? Dai 40 in su. Stupido. Comunque, vediamo. Che è un bel po' che sta girando questa sciocchina. Insomma, quasi, ci sono stati grandi miglioramenti. Direi che possiamo aggiungere lo shampoo, dicono anche il detersivo per i piatti. Shampoo, proverò Dreamlong, vediamo, mettiamo un po' di shampoo. Troppo, è caduto. Kabuko. Gira. Il pennello l'hai già fatto? No, non l'ho fatto perché questa Beauty Blender si sta comportando un po' male. Ah, perché? Sì, adesso questa Beauty Blender, l'ultima la tiro fuori e com'è è. E poi proviamo il pennello, perché poi questa diretta sennò sarà troppo lunga. Ah, dice prova a lasciarla un po' la Beauty Blender grande. Prova a lasciarla un po'. Ma non girava per niente quella grande. Anche può essere che se assorbe l'acqua diventa più grande, diventa più. Infatti sono diventate ciccionissime queste. Non l'ho fatta l'after routine in quarantena. Allora, che dite? Tiro fuori questa? Avrà fatto? Avrà agito lo shampoo? Vediamo. Ma è un po' meglio. Una felerca routine aggiornata. Allora, da un lato pulitissima, dall'altro è rimasta quasi completamente pulita, dai. Allora, proviamo il pennello come ultimo. E poi sapete che le mie dirette non durano più di mezz'oretta, che non voglio rubarvi troppo tempo. Quindi vediamo se il pennello
si comporta bene. A parte che per i pennelli io ho proprio il pulisci pennelli, ho fatto diversi video dove lo uso, preso anche quello su Amazon, vi metto il link anche di quello in info box se volete, e quello funziona per pulire i pennelli, perché poi ha anche un aggeggio che li fa asciugare perché ruotano, quindi vi consiglierei più quello sicuramente per i pennelli. Ok, per farli venire più morbidi i pennelli io metto il balsamo. Beh, effettivamente ci sta come consiglio, no? Chissà. No, dove hai comprato la mini lavatrice? Si vede che non sei qua dall'inizio, l'ho presa su Amazon e costa 10,30 euro. Vi metto il link. Dicono di provare lo sgrassatore, però io non userei prodotti troppo aggressivi su cose che poi vanno sul viso, quindi prima di mettere detersivo per i piatti o cosa, preferisco usare shampoo o detergenti viso ancora meglio. Bravo. Grazie, un applauso me lo fai? Sì, già l'ho fatto. Ah, bravo, vediamo. Secondo me è venuto pulito, però il fattore è che non si può sciacquare in questa lavatrice, cioè bisognerebbe ricambiare l'acqua, però si è pulito. Sì, non è proprio il massimo. Comunque, diciamo che se la prendete per le mini beauty blender, potete anche lavarci qualche pennellino. Però sicuramente il lavapennelli automatico è un accessorio molto più performante di questa mini beauty blender. Questo è un po' un giochino per divertirsi e ve la consiglio solo se avete le mini beauty blender. Se avete le grandi, almeno io non sono riuscita. Guardate, ci riprovo, ma neanche entrano più. impossibile. Comunque, ecco, spero che... Kabuki. Ah, Kabukino, è vero. Mi stavo lasciando senza salutare Kabukino. Vuoi mettere la palla di Kabuki? Ma, ah, che schifo. Fabio mi chiede se voglio lavare la pallina di Kabuki. Vabbè, volendo, perché no? Dopo dovrò lavarla bene questa beauty blender. Vado? Lavo la pallina di Kabuki? Mettiamo un po' più di acqua. Vediamo se viene pulita. Stavo dormendo. Povero Kabukino, ti abbiamo svegliato. Ciao. La pallina di Kabuki gira. Ciao, aspetta, senta. La tua pallina, ora te la diamo. Guarda la pallina, Mimo. Guarda. Cosa ti abbiamo fatto alla tua pallina? Mannaggia. Guarda la pallina. Ciao. Ma voi seguite Kabuki su Instagram e anche su TikTok? Lui fa un sacco di cose divertenti. È vero, faccio. È un faccio, vero? Va bene. Ah, la pallina, Mimo. Vediamo se è venuta pulita la tua pallina. Che dici? Vediamo. Ciao. Vediamo. Magari può essere una lavatrice per palline gatti più che per beauty blender, perché come dimensione è effettivamente molto meglio. Ah, sì. Sì, è venuta pulita la pallina. Quindi, se avete gatti, perfetta per pulire le loro palline, o se avete beauty blender. Un po' piena di sapone. Beh, no, bisogna poi sciacquarla, ovviamente. Ovviamente. Sì, poi bisognerebbe, se fossimo in un mondo ideale, scaricarla, mettere l'acqua pulita, rifare il lavaggio, perché anche la lavatrice normale funziona così, no? Cioè prima il sapone, certo. Poi si scarica e poi risciacquo. Risciacqui. Si vede che non sei un casalingo. Ma, su questo mi ha dubbi, Allora, tipo qua abbiamo scaricato, però comunque rimane il sapone, perché non è la lavatrice vera. Quindi anche se io rimetto l'acqua... Occhio! Sempre questo piccolo problema tecnico. Se io rimetto l'acqua e la pallina comunque piena di sapone, quindi niente, vi lascerò così con questa pallina che volteggia. E ecco, spero che questo video vi sia piaciuto. Ultima domanda: le beauty blender, queste qua sono quelle di Jeffree Star, le ho prese a Los Angeles, però penso le vendano anche dove trovate i prodotti di Jeffree Star, forse da Mario No Profumerie, però non so se hanno tutti i prodotti, comunque. E insomma, se volete più dirette sul mio canale, mi raccomando, lasciate un like, io vi mando un super bacio e noi ci vediamo prestissimo. Bye bye! Ciao! Ciao!